Feeling the Energy è un'installazione artistica immersiva ideata e sviluppata insieme allo studio Carlo Ratti Associati e Italo Rota, che ha nella sua forza la capacità di coinvolgere le persone in un'esperienza reale di produzione di energia pulita attraverso l'utilizzo dei cinque sensi. Feeling the Energy per la prima volta entra in contatto con le persone lo scorso anno in occasione della Design Week presso l'Orto Botanico di Brera. Ha proseguito poi il suo percorso in Spagna andando al Real Jardín Botanico di Madrid e poi è stata a Sanremo in occasione dell'ultimo Festival della Canzone Italiana. Oggi è qui a Bergamo, lo sarà fino al 15 di ottobre in un'altra bellissima location nel Parco Suardi, e la tappa successiva, che siamo molto orgogliosi di poterla annunciare, è Dynamo Camp, che è una struttura che si occupa di terapia ricreativa per bambini e adolescenti affetti da malattie croniche. Feeling the Energy è un'installazione che vuole raccontare il fatto che l'energia si può presentare in moltissime forme, molto di più di quelle che siamo abituati noi a percepire nelle nostre vite quotidiane. L'energia può assumere le forme del suono, del vapore, della forza umana banalmente che gira la manovella delle ventole. Quindi è un'installazione esplorativa che invita il visitatore a percorrerla e interagire, a giocare con gli elementi. Le installazioni temporanee sono pensate come eventi che hanno una durata molto breve e poi vengono dismessi e abbandonati. La scelta del rame è di pari passo, la scelta di far percorrere queste installazioni diverse tappe è stata fatta per consentire quantomeno di alimentare il dibattito sulla circolarità delle installazioni. Il rame rende ancora più evidente questa scelta perché noi possiamo proprio andare fisicamente a vedere le impronte dei visitatori precedenti di Madrid, di Milano, di Sanremo sugli elementi di rame che compongono l'installazione. Di notte l'installazione si trasforma e grazie a una serie di luci colorati che vanno anche a riflettersi sui vapori e sulle varie forme del rame diventano i personaggi di un bosco incantato.